Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Vale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 166, il futuro della UE, Unione Europea, foresight geopolitico sull'Europa nel XXI secolo. Dunque, di questo che andremo a parlare in questa bloggata. Se vi interessa il tema, il link per espandere appunto la tematica lo trovate in descrizione, sarete catapultati sul blog Mio Radar, dove c'è appunto la bloggata Il futuro della Unione Europea, foresight geopolitico sull'Europa nel XXI secolo. Cosa vi sto a dirvi io in questo podcast? Dunque, ci ho già fatto un altro podcast precedente a commento del libro bianco di Juncker sull'Unione Europea, che poi successivamente da quello, diciamo, dall'insulso documento, una puttanata inutile ed inefficace, ne ho dedotto poi alcuni micro scenari sul futuro dell'Unione Europea. E poi il 5 luglio 2023 ci ho fatto praticamente una bloggata. Dunque, quattro scenari ve li sto a dire rapidamente, così quando in questa bloggata andremo a parlare, a differenza del podcast che ho già fatto, in cui, che potete trovare sempre linkato in descrizione, in cui spiego perché questi quattro scenari, quali sono e praticamente qual è il più o meno probabile a seconda delle situazioni. E queste tematiche non ve le sto a raccontare perché ne ho già parlato in questo podcast. Andremo a parlare praticamente di altre cose che sono sempre all'interno della bloggata, ma non sono nella presentazione dei quattro scenari. Quindi, quattro scenari. Il più probabile: morte dell'euro e scioglimento dell'Unione Europea, ritorno alle monete degli stati nazionali pre-seconda guerra mondiale con mercati chiusi e protezionistici, collasso dell'interscambio commerciale europeo, l'Italia si disgrega e si dissolve sprofondando in Africa. Dunque, questo scenario appare il più probabile a causa dei troppi nemici del pensiero de Gasperiano, che i nemici soverchieranno i pochi oppure assenti detrattori del pensiero de Gasperiano, così come Soros e i Catarini si sono comprati il Parlamento Europeo, quanto il Soros e i Catarini hanno causato la Brexit. Ecco, la UE probabilmente è destinata a finire in pezzi, perché il suo smantellamento è facile ed è possibile. Dunque, questo è, a mio avviso, lo scenario più probabile. Uno scenario che è, a mio avviso, moderatamente probabile è quello della scissione centrifuga. Cos'è la scissione centrifuga? Evoluzione di UE in Stati Uniti d'Europa, per espulsione evoluzione o per reazione evoluzione, con allontanamento da Fort Euro di alcuni stati europei. Evoluzione di Unione Europea in Stati Uniti d'Europa per espulsione dell'Italia e Grecia, essendo questi due stati palesemente inetti nell'abbassare il proprio debito pubblico, i due stati platealmente incapaci nel difendere i propri confini dalle migrazioni esterne alla UE, nonché i due stati obiettivamente inabili a rinunciare alla propria miserabile politica estera. Evoluzione della UE in Stati Uniti d'Europa per reazione e evoluzione, causata dallo shock del default italiano sul debito pubblico, che genera l'espulsione dell'Italia da Fort Euro e quindi la nascita degli Stati Uniti d'Europa. Ecco, l'Italia si disgrega e si dissolve, sprofondando in Africa. Dunque, andiamo a poi analizzare il terzo scenario: due elefanti burocrati in Europa. Ecco, a mio avviso questo scenario, che adesso vi illustrerò, di due elefanti burocrati in Europa, è scarsamente probabile. Che cosa intendo? Aspettate, mi sono scordato di dirvi una cosa. Nella scissione centrifuga, ecco, appare appunto lo scenario il meno probabile rispetto alla morte dell'euro, ma è di sicuro lo scenario più probabile rispetto agli altri due scenari, a causa appunto del destino dell'Italia.
Ecco, adesso andiamo a parlare cosa intendo io per praticamente due elefanti burocrati in Europa. La UE rimane in vita con l'euro, ma parte dell'Unione Europea si evolve in Stati Uniti d'Europa. Altri stati rimangono stati nazionali dentro l'istituzione UE, che però le istituzioni UE gradualmente si svuotano rapidamente di significato, sino a distinguersi, perché tutti gli stati europei, tranne lo stato italiano, convergono nella Federazione degli Stati Uniti d'Europa. L'Italia invece si disgrega e si dissolve, sprofondando in Africa. Dunque, che cosa vi posso dire? Lo scenario dei due elefanti burocrati in Europa appare, a mio avviso, uno scenario possibile, ma obiettivamente è meno probabile dello scenario della scissione centrifuga, a causa della fragilità della Grecia e del destino dell'Italia. E quindi questi due elementi spingono appunto verso lo scenario della scissione centrifuga. L'ultimo scenario, che è decisamente il meno probabile, anzi il più improbabile, è il progetto De Gasperi CED, Comunità Europea di Difesa, confluenza di tutti gli stati della UE, con evoluzione di UE, Unione Europea in Stati Uniti d'Europa, alias nascita di Use Armi, Use Navi, Use Air Force. Politiche fiscali europee per finanziare capacità militari e difendere 600 milioni di persone. Forse potrebbero nascere anche i reati federali con USE FBI, USE CIA. La nascita di USE avviene perché non si ha la mutualizzazione dei debiti sovrani degli stati nazionali, ma i debiti sovrani sono solo decurtati da BCE per la valorizzazione contestuale degli assets militari conferiti negli Stati Uniti d'Europa dagli stati federati. Inoltre si ha la devoluzione agli Stati Uniti d'Europa della politica estera degli Stati Federati. Questo appare lo scenario più improbabile a causa dei troppi nemici del pensiero De Gasperiano e del destino dell'Italia, che rendono appunto questo scenario alquanto improbabile. Dunque, di che cosa parleremo in questo podcast? Ecco, parleremo, a differenza degli altri in cui spiego le ragioni del perché, qui ve l'ho sorvolate in modo molto superficiale, ecco, in questo podcast parleremo invece di altre cose che sono scritte nella vloggata. Le differenze tra i quattro mini scenari. Allora, morte dell'euro e scioglimento dell'Unione Europea è uno scenario ortogonale a progetto De Gasperi CED, Comunità Europea di Difesa. Due elefanti burocrati in Europa, quanto scissione centrifuga, convergono in un intorno vicino, ma non identico, al progetto De Gasperi. In due elefanti burocrati si può immaginare che gli Stati Uniti d'Europa, fagocitando l'Unione Europea, assorbano anche le funzioni dei fondi europei di coesione, i quali però sarebbero finanziate da imposte e tasse federali e non dallo stesso meccanismo finanziario dell'Unione Europea a ripartizione del sostegno ai fondi UE. In scissione centrifuga lo shock del default italiano è talmente elevato che gli USE, pur assorbendo le funzioni dei fondi europei di coesione, ne minimizzano il ruolo ed il meccanismo di finanziamento ai fondi europei di coesione. Infatti non provengono il loro finanziamento da tasse e imposte federali, ma viene lasciato in piedi lo stesso meccanismo finanziario dell'Unione Europea con la ripartizione del budget tra i vari soggetti europei. In questo scenario, cioè nello scenario della scissione centrifuga, parte dell'emissione obbligazionaria UE New Green Deal potrebbe andare a default, quella quota parte che Italia e Grecia avrebbero dovuto finanziare. In due elefanti burocrati, poiché la nascita degli Stati Uniti d'Europa avviene attorno ad un cluster di paesi europei molto simili, con una forte volontà di coesione, si parlerebbe prima o poi da affiancare ad USE Armi, USE Navi, USE Air Force anche due altre istituzioni federali, una FBI europea quanto una CIA europea, a cui i successivi paesi europei, federandosi, dovrebbero devolvere anche quelle potestà per potersi intruppare negli Stati Uniti d'Europa. In scissione centrifuga, con reazione evoluzione, ecco, lo shock del default italiano è così forte che non si pensa ad affiancare altre istituzioni europee come FBI europea ed una CIA europea. Nel caso invece di scissione centrifuga che si provenisse da un'espulsione evoluzione, il gruppo dei paesi UE non sarebbe sufficientemente omogeneo da intavolare il dibattito sulla necessità di una CIA europea ed una FBI europea, perché non tutti i paesi sarebbero pronti a cedere tali potestà.
in morte dell'euro e scioglimento dell'Unione Europea, tutto l'importo delle emissioni obbligazionarie UE New Green Deal andrebbero a default, perché gli stati nazionali non accetterebbero da accollarsi nessuna quota di debito sovrano fatto dalla Confederazione UE. La ragione per cui una confederazione non può sviluppare investimenti nel campo della difesa ottenendo gli stessi risultati di una federazione consiste nel fatto che gli investimenti in tecnologia, assetti ed arruolamenti, ecco, tutto questo rimane in testa agli stati nazionali, i quali non hanno devoluto tali potestà, esattamente come negli stati americani confederati non volevano devolvere potestà all'Unione, la federazione degli Stati Uniti d'America, in altre materie. Il principio di sussidiarietà è una cagata pazzesca perché le risorse sono sempre scarse e suscettibili di impieghi alternativi e concorrenti. Attenzione, sono possibili scenari ad interstizi irrazionali? Punto di domanda. Dunque, no per quanto riguarda i due scenari ortogonali, ossia di Chad De Gasperi quanto di morte dell'Unione Europea. È possibile una serie di interstizi irrazionali per quanto riguarda gli scenari di due elefanti burocrati oppure di scissione centrifuga circa i meccanismi di finanziamento dei fondi di coesione e stanziamenti UE con obiettivi assimilabili. Dunque, le variabili chiave sono appunto il numero dei paesi UE interessati agli USE e la volontà di coesione politica verso la federazione USE. Wildcard: è possibile che un cluster di eventi negativi possano spingere l'Unione Europea verso una razionalità politica, facendo rapidamente crescere l'incremento della volontà politica degli stati nazionali verso la costruzione di una federazione USE, come ad esempio wildcard numero 1. Shock finanziario per default sul debito pubblico italiano. Ecco, questa wildcard spingerebbe, come vi ho già detto, verso la nascita degli Stati Uniti d'Europa. Wildcard 2. Escalation nucleare della guerra USE, Unione più Unione Europea più NATO più Ucraina contro la Russia. Sui centri di gravità politici in Europa, negli Stati Uniti, in Russia e sulla NATO. Questo dopo alla fine dell'escalation nucleare si avrebbe lo smantellamento della NATO e lo smantellamento della NATO causerebbe poi una spinta verso la creazione degli Stati Uniti d'Europa. Wildcard 3. Eventi sentinella o clone con pulizie etiche nelle Yellow Buffer Zone. Ecco, eventi sentinella o clone con pulizie etiche nelle Yellow Buffer Zone, wildcard numero 3, potrebbe generare una spinta verso la nascita degli Stati Uniti d'Europa. Wildcard numero 4. Gravi danni da climate change, per esempio blocco della corrente del Golfo. Wildcard numero 5. Gravi danni da climate change, accelerazione dei rilasci di gas serra, appositi feedback in Siberia. Appunto, anche questo potrebbe spingere, assieme al blocco della AMOC, verso la nascita degli Stati Uniti d'Europa a causa di impatti non lineari ma ad effetto di campo minato. Wildcard numero 6. È possibile che la Confederazione UE finisca per essere uno pseudo-stato strafatto di debito condiviso, diventando un'istituzione vicina al default per aver finanziato nel tempo con debito di medio-lungo periodo delle spese correnti di carattere sociale a causa della dilatazione smodata della cagata pazzesca del principio di sussidiarietà? Ecco, no, questa opzione a mio avviso non è plausibile perché i paesi con dati macroeconomici più simili, ecco, a mio avviso svilupperebbero prima di tale evento, ossia prima che la UE finisca come uno pseudo stato strafatto di debito, ecco, sì, gli stati più con dati macroeconomici più simili svilupperebbero una linea politica prossima allo scenario di due elefanti burocrati. Wildcard numero 7. Perché non è stato contemplato il caso che la Confederazione UE si scinda in due Europe con due monete euro diverse, seguendo la logica euro-continentale ed euro-mediterraneo? Punto di domanda. No, questa opzione a mio avviso non è plausibile perché gli Stati Uniti, la Russia, la Comunità degli Stati Indipendenti, la Cina e il Vaticano non vedrebbero di buon occhio tale soluzione, per le stesse ragioni già enunciate. Poi Portogallo, Spagna e Francia hanno quozienti debito PIL simili, sono tutti paesi che respingono i migranti economici africani
differenza dell'Italia che li trasporta in Italia con uno stabile servizio di Hong Guardia Costiera Radio Taxi. La Spagna può abbattere facilmente il suo debito pubblico vendendo Ceuta e Melilla, Alboran, le Canarie. La Grecia ha molte isole ed arcipelaghi che può vendere in break-up per abbattere il debito pubblico, appunto per evitare un altro default. Il Portogallo può alienare Madeira e la sua economia va a traino della Spagna, quanto il Portogallo ha una politica omogenea alla Spagna sugli immigrati clandestini. Ecco, l'unico appestato d'Europa è l'Italia, con un altissimo debito pubblico, senza possedimenti oltremare da Venere, tranne le isole più grandi appunto del Mediterraneo, Sicilia e Sardegna, e l'Italia non ha nemmeno un dispositivo militare moderno ed efficace che possa valorizzare in modo significativo. Nessun paese europeo o mediterraneo avrà mai interesse a fondare una nuova moneta, cioè ossia una nuova confederazione UE mediterranea, con uno stato come l'Italia. L'Italia è una nazione infame, miserabile, che è destinata all'imminente default oppure uscita dall'euro e poi default, con un'italica disgregazione e dissolvimento in Africa. Ecco, nella migliore delle ipotesi, la schifosa Italia tenterà una disperata successione politica per poter rimanere in forte euro se la UE non si dissolvesse. Ecco, per espandere questo tema vi suggerisco di andare a ascoltare il podcast precedente "Chi si comprerebbe la Sardegna e la Sicilia?". Dunque, in assenza delle poche wildcard evidenziate, e sia sono praticamente alcune per quanto riguarda, diciamo, il default italiano, l'escalation nucleare della guerra in Ucraina, pulizie etiche nelle yellow buffer zone e poi, diciamo, danni da climate change con impatti non lineari ma ad effetto di campo minato. Ecco, a parte queste wildcard che spingerebbero praticamente alla nascita dell'Unione Europea, ecco, tutto il resto, ecco, sia la crescita degli impatti progressivi e lineari degli impatti da climate change, quanto la questione della sovrappopolazione sulla Terra, tenderanno a distruggere l'Unione Europea, perché soverchieranno gli assenti, anzi i pochissimi e deboli assenti completamente, detrattori del pensiero de Casperiano in Europa. Quali sono gli eventi sentinella per monitorizzare l'emersione di uno dei quattro scenari? Ecco, per la morte dell'euro, praticamente a mio avviso si deve andare a monitorizzare questi quattro direttrici di early warning: abolizione del fiscal compact, chiusura progressiva dei fondi di coesione UE, chiusura progressiva di Schengen, scomparsa della carta moneta fisica e sua sostituzione con transazioni bancarie digitali. Per quanto riguarda lo scenario di scissione centrifuga, ecco, le direttrici di analisi sugli eventi sentinella sono la risalita dello spread italiano Italia-Germania, ennesimo rinvio del fiscal compact e di una traiettoria di rientro del debito pubblico italiano, aumento degli immigrati clandestini trasportati in Italia, deliri contabili da bancarotta fraudolenta nello smettere di contare deficit debito pubblico ponendo extra bilancio poste contabili, declassamento del debito pubblico italiano a junk bonds, quindi un declassamento a BA1 oppure a alias BB+, poi discorsi riportati dai mass media europei sull'inutilità di definire reati civili e penali federali con i paesi federatisi negli Stati Uniti d'Europa, discorsi riportati dai mass media europei sull'inutilità di trasformare l'Interpol in una FBI europea per i paesi federatisi in Stati Uniti d'Europa. Per quanto riguarda lo scenario due elefanti burocrati, ecco, per due elefanti burocrati le direttrici degli eventi sentinella sono i seguenti: discorsi riportati dai mass media europei di due Europe a due velocità diverse di integrazione, discorsi riportati dai mass media europei di vendita di una sede della Unione Europea, discorsi riportati dai mass media europei sulla necessità di fondare use armi, use navi, use air force, deliri contabili da bancarotta fraudolenta nello smettere di contare deficit debito pubblico ponendo extra bilancio poste contabili, deliri contabili italiani, discorsi riportati dai mass media europei sulla necessità di definire reati civili e penali federali per i paesi federatisi in Stati Uniti d'Europa,
discorsi riportati dai mass media europei sull'opportunità di trasformare Interpol in una FBI europea per i paesi federati in Stati Uniti d'Europa, discorsi riportati dai mass media europei sull'opportunità di una intelligence europea, ossia una CIA europea per i paesi federati in Stati Uniti d'Europa. Per quanto riguarda invece il progetto De Gasperi, Comunità Europea di Difesa, le direttrici di Early Warning sono le seguenti. Discorsi riportati dai mass media europei di chiusura di una sede UE, discorsi riportati dai mass media europei sulla necessità di aprire, di fondare use armi, use navi, use air force, discorsi riportati dai mass media italiani su quanto valgono l'esercito italiano, l'AMI, la Marina Militare in euro, discorsi riportati dai mass media europei sulla necessità di definire reati civili e penali federali a valenza europea, discorsi riportati dai mass media europei sull'opportunità di trasformare Interpol in una FBI europea, discorsi riportati dai mass media europei sull'opportunità di una intelligence europea, ossia una CIA europea. Ecco, per la monitorizzazione del foresight geopolitico, gli eventi sentinella sul futuro dell'Unione Europea nel XXI secolo, c'è un link che io monitorizzo queste direttrici di Early Warnings e quindi potete andare a vedere quale scenario emergente, diciamo, sta affiorando e se eventualmente ce ne sono di interstizi irrazionali. Poi, quindi, sempre nella mia bloggata troverete una catasta di link, per cui di ulteriori bloggate sul mio radar a titolo a tema economia, finanza e diritto, per espandere appunto il tema in relazione appunto alla bloggata intitolata Il futuro dell'Unione Europea, foresight geopolitico sull'Europa nel XXI secolo. Che queste lucubrazioni mentali non nascono così nel vuoto pneumatico, ma sono fondate su questa serie di bloggate che, se volete, potete andare ad espandere e le trovate linkate appunto nella mia bloggata Il futuro dell'Unione Europea, foresight geopolitico, l'Europa nel XXI secolo. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.